Benvenuti all'oroscopo settimanale di Teleappula. Ariete. Con la luna nel segno, finalmente un lunedì perfetto per iniziare vincenti e motivati. Non vi affiderete alla fortuna, bensì alla vostra eccezionale carica interiore. Martedì e mercoledì dovreste rallentare le tempistiche, forse per fare una pausa o per dedicarvi con maggior slancio all'amore e agli affetti. Più frizzanti le giornate di venerdì e sabato, contraddistinte da una grande socievolezza e da un clima spensierato e invitante. Nel fine settimana dedicate un po' di tempo all'introspezione senza diventare scontrosi. Toro. Lunedì mattina carburerete con lentezza per via delle tante idee che avrete per la testa, ma dal pomeriggio a tutto mercoledì la luna nel vostro segno vi restituirà centratura, equilibrio e radicamento. Venerdì e sabato anche voi sarete l'esigenza di agire in maniera dinamica o di uscire a incontrare altre persone, concedervi un giro in shopping o due chiacchiere con un amico. Vi rilasserete poi nell'oasi beata promessa della protettiva luna in cancro del weekend, eccellente per affetti e amore. Gemelli. La grinta elargita vi dalla luna in ariete del lunedì vi sarà utilissima per compensare alcune lacune o pratiche rimaste in sospeso. Poi la luna in toro chiederà spazio alle emozioni e a una convivialità da cui spesso vi defilate in tutta fretta. Vi farà bene. Per riprendere il moto perpetuo e curioso, niente di meglio delle giornate di giovedì e venerdì, col sole in bilancio e la luna nel segno. Weekend piuttosto stanziale, ma sole, Giove e Venere dal quinto campo stuzzicheranno l'intraprendenza. Cancro. A parte le prime ore del mattino fino a mercoledì, torneranno alla ribalta progetti che avete accantonato per mancanza di tempo o delle giuste collaborazioni. Riuscirete così a gettare le basi per una compravendita o per l'espansione del vostro raggio di azione, il tutto senza perdere in affettività e attenzioni. Giovedì e venerdì, nonostante la miriade di stimoli, viaggerete a regime ridotto, concentrati sulle vostre sensazioni. Ottimo weekend per fare il punto della situazione in amore e non solo. Leone. Sbrigate le priorità nella giornata di lunedì, quando sarete carichi in maniera esponenziale. I due giorni seguenti, infatti, avranno un ritmo più lento e sincopato, anche con qualche momento di disappunto nella professione. Sarà quindi provvidenziale la luna gemellina di giovedì e venerdì per un aperitivo, una mostra, un incontro piacevole con gli amici, coi quali ricaricarvi. Anche se la luna di domenica renderà anche voi un poco criptici, il sole che entra in bilancio sarà benefico per amore e socialità. Vergine. Dal pomeriggio di lunedì a quello di mercoledì ritroverete intatto il vostro ecosistema di riferimento. Gli affetti andranno benissimo, l'amore sarà più che mai sensuale e gli interessi molteplici. Giovedì e venerdì saranno invece più stancanti, per via di una marea di stimoli o per certe approssimazioni che non gradirete molto. Sforzatevi di essere più autironici e indulgenti con voi stessi e con gli altri. Il weekend sarà perfetto per ritrovarvi con selezionate amicizie o stare con i vostri cari. Bilancia. Forse faticherete a carburare subito, ma poi entrerete nello spirito costruttivo e amorevole della luna in toro, che dall'ottavo campo stimolerà anche la sensualità. Da mercoledì a venerdì pomeriggio, lo splendido trigono dell'ariosa luna gemellina unita a favori di Venere, Giove, Marte e Saturno vi regalerà tenacia, ma anche la possibilità di lavorare a nuovi progetti o mettere a punto un lavoro o vivere con brio le relazioni amorose. Sabato e domenica proibito pensare agli affari. Scorpione. La luna opposta nei primi 2-3 giorni vi ricorderà che si può stare bene anche senza andare troppo lontano, frenando anche qualche eccesso di cerebralità. Da mercoledì a venerdì pomeriggio i ritmi torneranno a farsi più veloci e la vostra mente macinerà un sacco di idee. Troverete comunque il modo di alleggerirvi di qualche onere o di viverlo in maniera più soft. Nel weekend, tripudio di emozioni, fantasia, romanticismo, intensità e movimento, con l'aggiunta di un pizzico di fortuna in amore. Sagittario. Vi sveglierete pronti allo scatto, ma la luna in toro metterà un freno a eccessi di entusiasmo e la tendenza alla fuga.
Dovrete probabilmente occuparvi del vostro clan di affetti, cosa che potrà disturbarvi, anche perché pure le due giornate seguenti saranno a rischio di equivoci relazionali. Permettetevi ogni tanto di seguire e assecondare il flusso degli eventi, perché questo mese avete pianeti favolosi nella vostra luna e quindi non è il caso di forzare oltre misura. Nel weekend seguite un'intuizione fino in fondo. Capricorno. La solidità della Luna in Toro di inizio settimana vi aiuterà a procedere con invidiabile costanza. Chi svolge una professione autonoma o creativa sarà particolarmente favorito. Giovedì e venerdì sarete soggetti a parecchi impegni in ambito domestico o burocratico, ma riuscirete a seguire il tutto con una certa rapidità d'azione, perché da sempre sapete selezionare le priorità. L'opposizione della Luna del fine settimana sarà superabile con massicce dosi di pazienza e tolleranza. Ascoltate il partner. Acquario. Le prime ore di lunedì saranno foriere di buone news. A seguire passerete un paio di giornate a stretto contatto con i vostri familiari, con tutti i pro e i contro del caso. Vi libererete dagli obblighi giovedì e venerdì, due splendide giornate per la socialità e la comunicazione armoniosa ed efficace. Amore in netta risalita, costrizioni zero. Nel weekend il rapporto con le emozioni si farà più complicato per via di una suscettibile luna cancerina e a causa di una Venere disarmonica. Urge diplomazia. Pesci. Rinforzati da una luna solida e affettiva, trascorrerete le prime 2-3 giornate sentendovi sicuro dei vostri affetti, sensazione che vi darà la carica anche sul lavoro. Giovedì e venerdì non prestate orecchio a pettegolezzi ed evitate di intraprendere troppe cose, focalizzatevi su scadenze e priorità. Fine settimana stupendo per un gran recupero nei sentimenti, nella fantasia, tenerezza e creatività. Amore e sensualità in primo piano ed energie in nettissima risalita. Buona settimana dalla vostra Antonella e ricordate di guardare le stelle, ma di credere sempre in voi stessi.